Sul giornalismo, l'abbiamo detto più volte, latita sostanzialmente, parlavamo di potenziali progetti e giustamente diceva, guarda, se vogliamo fare una mappa, se riusciamo a prendere questi dati e facciamo una mappa, è una cosa che dura uno o due giorni, se ne parla un po' di tantano e finisce lì. Il discorso vero dovrebbe essere un po' più strutturato, potremmo creare un'applicazione, allargare il tiro, però c'è bisogno di risorse, c'è bisogno di tempo, di competenze, che queste cose siano pagate, nel senso semplicemente. Quindi questo è anche un po' il limite che non, forse impedisce una vera innovazione all'interno delle relazioni. Non c'è spazio per le nuove competenze, laddove le si potrebbe prendere fuori, magari sfrutta diciamo, un po' come una consegna a domicilio, come pronto pizza. L'altra volta sentivamo sempre dal mondo delle associazioni che a volte chiamano le redazioni e dicono guarda, mi servono questi dati, me li tiri fuori, me li dai, io poi me li infiocchetto, nel senso metto io gli aggettivi giusti. Però non dovrebbe funzionare così, magari ci si siede a fianco, io ho un'idea, tu c'hai le competenze, si sviluppano degli strumenti, si fanno lavori di collaborazione, sono fondazioni che mettono fior di quattrini per fare questi progetti fuori. Qua io credo che, cioè, da quello che ho potuto vedere anche dal gruppo, i volenterosi che lavorano in materia sarebbero forse anche disposti a fare progetti, non necessariamente a scopo di lucro, però un minimo, devo avere un ritorno del tempo che investo, perché altrimenti è sempre la solita cosa che fai la notte o nel weekend, però a un certo punto finisce lì. Quindi l'invito invece al cambio di mentalità per i giornalisti è proprio questo, un po' di formazione, competenze, progetti, sinergie. Si parlava anche un po' sull'SD, la possibilità di coinvolgere le università, gli studenti, magari fuori dallo schema del solito stage che ti vengo 6 mesi, un anno. Tu magari c'hai il nome della testata, quindi manco mi paghi perché siamo nell'economia della riconoscenza, dell'opportunità, tutte queste cose qui. Per cui magari pensare una cosa un po' diversa, strutturata diversamente, si potrebbe appaltare fuori un piccolo gruppo di lavoro, penso 5 persone, 3 studenti di giornalismo, uno di informatica, uno di statistica, ti fai in seno alla tua redazione, ti fai un gruppo, una task force open data che però in comunicazione, in contatto con la redazione, si sviluppano progetti magari, no? Insomma, sempre la solita sorta, si ritorna alla sinergia, potrebbe essere virtuoso, dà spazio a nuove professionalità, progetti innovativi, insomma le cose di cui si parla, anche con ammirazione quando le si vedono fuori, però che non si fanno mai dentro. Quindi così, brevissimamente, erano queste le osservazioni che mi venivano in mente, insomma, anche osservando le ultime evoluzioni. Questo poi è un treno che è anche un peccato farsi scappare, perché in Italia siamo anche in un crocevia così politico, in un punto di svolta dove abbiamo un governo tecnico chiamato a intervenire per risolvere tutta una serie di situazioni. Sarebbe insomma facile prendere questa palla al balzo e magari fare qualcosa di concreto. Io in un ultimo post, uno degli ultimi sull'SD, auspicavo magari appunto una legge che diciamo sgomberasse il campo dagli equivoci di tutte quelle precedenti con gli emendamenti e quant'altro, e fare una legge che introduca appunto la possibilità di accedere alle informazioni pubbliche, quindi un FOIA, e che lo integri della dimensione dell'open data, che è una cosa ovviamente, guardandoci intorno, sembra fantascientifica. Altrove succede tranquillamente. L'ultimo numero di Wired, Guido Romeo, che è diciamo, uno dei propulsori del gruppo cui accennava Pino, ha intervistato Shedbolt, che è diciamo, il braccio destro di Tim Berners-Lee nell'affermazione dell'open data in Gran Bretagna, e lui diceva che vorrebbero rivedere il FOIA inglese proprio in tal senso, nel senso cercando di integrarlo appunto con tutti quegli aspetti dell'open data, del raw data, e quindi fare un'unica misura che compendiasse un po' tutte le cose. Questo sarebbe interessantissimo ovviamente in Italia, anche perché potrebbe essere un nuovo punto di partenza, cioè inseriamo, ripartiamo con regole chiare, uno strumento di sviluppo, cioè senza lacrime né sangue, senza tutte queste cose insomma un po' barbariche, facciamo una cosa un attimo più sobria, poi spesso l'appellativo legato al suo nuovo governo è sobrio, questa sarebbe una misura sobria di trasparenza che c'è stata tanta richiesta, di sviluppo, di innovazione, che sono gli ingredienti che sentiamo sempre. Queste sarebbero racchiuse tutti in una misuretta semplice alla fine, però non lo so, sembra che stiamo parlando di cose dell'altro mondo.